Buon pomeriggio, bentrovati a Expo Calabria, prendo le redini di questa trasmissione per aprire insomma, una finestra uh, sull'Expo, vi accompagnerò insomma, nel racconto delle eccellenze eh, calabrese, abbiamo archiviato da poco la settimana tutta dedicata alla Calabria di Expo, dal 26 giugno al 2 luglio abbiamo visto una settimana intensa di appuntamenti e di iniziative, in quella di Milano, nei padiglioni dell'Expo, nel padiglione calabrese e non solo solo, vi faccio vedere delle immagini che eh, raccontano il racconto per, per frame di questa, di questa settimana intensa con, lo vedete alle mie spalle, ecco dal nostro live, vediamo ehm, tutto schermo, l'immagine di Vandana Shiva, una attivista eh, che tra l'altro ha vinto uno premio, il, il premio Nobel alternativo eh, per eh, l'ambiente eh, la attivista ambientalista indiana che ha tenuto una Alexio Magistralis proprio invitata dalla Regione Calabria, qui nelle foto la vedete assieme al presidente Mario Oliveri, da parte della dirigenza del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. Una settimana quindi all'insegna non solo della, uh, della cultura, del racconto di quella che è l'importanza della dieta, med dieta mediterranea e quindi dei prodotti anche di eccellenza della nostra terra, ma anche per parlare uh, delle nostre tradizioni. Si è parlato anche della del pane eh, calabrese, si è parlato di sviluppo economico e a eh, testimonianza di ciò ecco, anche i nostri artigiani. Qui alcuni artigiani impegnati nell'elaborazione della ceramica. Ma c'è stato spazio anche a, insomma, alla produzione letteraria calabrese, ecco, alla cultura tradizionale con i nostri eh, i balli tipici. Insomma, una settimana che è passata veramente con eh, grande entusiasmo e racconto della, della nostra terra. Qui vediamo anche una rappresentanza dei panificatori calabresi che hanno raccontato appunto la storia anche del, del pane nelle sue mille sfumature e sfaccettature delle nostre produzioni, l'olio. Però in questa puntata rientriamo in studio e parleremo di vini perché all'interno di, di questa settimana dedicata appunto alla Calabria si è parlato anche di vini con un padiglione. Il, Italy, il padiglione del Vinitali, occupato anche da una mostra di vini calabresi, e lo faremo con gli ospiti che ho qui con me in studio. Altri se ne aggiungeranno nel corso della puntata. Eh, saluto e ringrazio per essere qui con noi Demetro Stancati, che è presidente del Consorzio Tutela Terre di Cosenza e, tra l'altro, rappresenta l'azienda Serra Cavallo, e Valentino Grazie. Zito. Buon pomeriggio, eh, buon pomeriggio. delle Cantine Zito, Grazie. ma rappresenta anche il, il Consorzio Tutela di Ciro e con voi insomma cercheremo di fare il punto della situazione su quello che è la, la produzione vitivinicola calabrese e come vi dicevo si aggiungeranno altri ospiti nel corso della puntata e avremo anche un collegamento telefonico con il Presidente dell'Associazione eh, Italiana Sommelier Calabria Gennaro Convertini. Allora io vorrei partire subito con i nostri due ospiti per raccontare anche un po' la vostra azienda ci avete portato anche delle immagini che vedremo eh, tra poco delle, delle vostre aziende vitivinicole che sono due aziende importanti due realtà importanti della Calabria vorrei partire proprio con Demetro Stancati ci racconta la sua azienda come nasce e oggi che tipo di produzione si attesta allora la mia azienda nasce nel 95 c'erano questi terreni di proprietà della mia famiglia ho quest'idea di cominciare storicamente produzione di vino in quella zona nel 1995 ho deciso di riconvertire i vigneti. È stata più che altro una sfida motivata più dalla voglia di vedere dei posti rivissuti, ormai abbandonati da tempo, rivissuti attraverso la produzione e ho cominciato a impiantare dei vigneti che avevo, man mano se ne erano andati, man mano erano stati abbandonati. Quindi ho fatto una selezione clonale dei vitigni autoctoni, che c'erano e ho cominciato a fare questi nuovi rimpianti li vediamo, vediamo in queste colline che si affacciano sulla valle del Crati qui siamo a 600 metri di altitudine da qui nasce la mia avventura un po' per gioco, un po' per fare il vino per casa mia e per i miei amici in realtà poi è diventato invece una, una sfida importante dai primi 8 ettari sono diventati 32 ettari vitati, un impegno importante la vecchia cantina che era sotto la casa padronale non è servita più, abbiamo dovuto fare nuove cantine, investimenti ma soprattutto affascinato da questo mondo, affascinato dalla viticoltura, dal vino. Questa, e da sala che questa è la sala che la degustazione, cosa... sì, in cui noi facciamo le degustazioni dei nostri vini e cose, quindi da lì è parte questa mia avventura. Eravamo pochissimi in provincia di Cosenza, c'è cioè Valentino con Cirò, altre storie, altre tradizioni, adesso abbiamo fatto questa DOP che è la DOP Tele di Cosenza, che è una DOP provinciale, che ha eliminato le piccole, le piccole DOC e le piccole GT che c'erano precedentemente. Siamo una quarantina di, di associati che è solo una, una parte. Stiamo cominciando ad andare sui 2 milioni di bottiglie. La mia azienda è partita con 20 mila, siamo a 80.000-90.000 bottiglie. Ci prefiggiamo un obiettivo di 150.000 bottiglie, che è quello che. La nostro obiettivo finale. Insomma sono contento perché è un percorso che ho fatto ho visto la crescita intorno a me del mondo vitivinicolo della provincia di Cosenza. Come diceva lei giustamente invece Zito insomma chiaramente lavora no. da molto più tempo il vino di Ciro è un vino ormai conosciuto veramente in tutto il mondo, è un vino apprezzato a livello internazionale insomma un percorso un po' diverso rispetto a quello delle terre di Cosenza però la vostra è un'azienda che nonostante gli anni è riuscita comunque a rinnovarsi, a, a, a stare sul mercato, non era facile. Certo, certo. Beh, eh, la nostra azienda nasce ad opera del nostro bisnonno, come si diceva prima, la storia, che nel 1870 circa cominciò a impiantare i primi vigneti, a produrre le prime, diciamo, eh, le prime uve e vinificando le stesse all'epoca diciamo, il mercato del vino era un mercato prevalentemente di prodotto sfuso cioè si vendeva il vino nelle botti tanto è vero eh, si spediva addirittura il vino con i treni, con i vagoni dei treni nelle botti poi nel tempo ovviamente diciamo, è cambiato, sono cambiate un po' le cose e, pertanto noi siamo la quarta generazione che porta avanti la tradizione di famiglia quindi la tradizione vitivinicola eh, noi siamo tre fratelli, io, eh, Valentino, poi c'è mio fratello Stefano e mio fratello Francesco, che eh, diciamo, ci occupiamo, occupiamo dell'azienda e in questa azienda ognuno di noi ha un ruolo ben preciso. Pertanto c'è, ad esempio, mio fratello Stefano che si occupa della gestione dei vigneti, anche se eh, noi abbiamo di proprietà circa 30 ettari, però non sono sufficienti per quella che è la nostra diciamo, produzione, il nostro fabbisogno. Tant'è vero. Noi vinifichiamo uve su circa 75 ettari di vigneto, quindi tra i nostri e quelli dei nostri conferitori, che sono piccoli contadini locali, che vengono seguiti passo passo durante tutto il periodo diciamo, dell'anno fino al momento della raccolta. Pertanto noi diamo assistenza agronomica a questi piccoli agricoltori e gli garantiamo il conferimento delle uve. Quindi diciamo che loro possono stare tranquilli sotto l'aspetto di Quindi produzione. Tutto Controlliamo tutto e tutto ripeto e garantiamo, tra virgolette, anche una, una, una sorta di reddito a tutte queste famiglie che ruotano intorno alla nostra azienda. E, diciamo che le prime bottiglie invece ehm, le eh, fece nostro padre. Nel 1972, che io ancora conservo eh, come diciamo, tesoro prezioso, no, quelle, quelle si non conservano. si bevono, no, 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 anzi, quelle vengono, ripeto, eh, tenute come un tesoro prezioso dell'azienda, quindi è la prima testimonianza reale in cui l'azienda ha cominciato a commercializzare il prodotto sia a livello regionale che extra regionale. Tant'è vero mio padre mi raccontava sempre che lui il primo vino imbottigliato diciamo, fuori regione lo portò in Lombardia per quando diciamo, eh, le migrazioni, i nostri diciamo, eh, conterrani andavano in Lombardia in cerca di lavoro e di conseguenza noi ci spostavamo in quella zona sapendo che c'erano dei nostri conterranei che avrebbero acquistato questo prodotto. Quindi diciamo che mio padre all'epoca fu abbastanza lungimirante sotto questo aspetto, quindi andrò a cercare. Diciamo, quei mercati dove c'erano già dei calabresi che eh, avrebbero acquistato e non solo fatto conoscere il nostro prodotto, perché il Ciro negli anni è vero che ha fatto la storia, però sono stati i calabresi nel mondo che l'hanno fatto conoscere. Voi oggi dove esportate? Ma noi esportiamo eh, diciamo, in diverse parti del mondo, eh, esportiamo in Europa che diciamo, per noi è una una diciamo realtà molto importante, in particolare in Germania che rimane sempre il mercato diciamo, di riferimento eh, ma esportiamo in Belgio, in Austria, eh, in Danimarca però eh, siamo riusciti anche ad andare oltreoceano quindi siamo arrivati negli Stati Uniti piuttosto che in Giappone cioè in Giappone i nostri vini rossi attualmente Piacciano. sono molto apprezzati Certo. certo. piacciono tantissimo invece Serra Cavallo voi esportate anche all'estero? come. 37% com del prodotto esportiamolo fra gli Stati Uniti Europa, quindi, ma in particolare Svizzera, Austria, Inghilterra e Lussemburgo e che è Giappone anche Giappone. Allora, voglio farvi vedere delle immagini perché prima raccontavamo insomma, della settimana calabrese all'Expo. Insomma, tutti magari parlano tante volte dello stand calabrese che è un po' vuoto. In realtà, eh, lo stand calabrese è uno spazio un po' fino a se stesso all'interno dei padiglioni dell'Expo perché poi ci sono le settimane dedicate appunto alle regioni. Abbiamo visto la settimana intensa quella calabrese, e all'interno proprio di questi sette giorni dedicati alla Calabria non c'è stato solo spazio insomma, ai panificatori, alle ceramiche che ha un po' anche al folklore e poi la lezione magistrale di, di, di Vandana Shiva ma abbiamo avuto anche una, una bella esperienza per i vini calabresi non so se voi eravate anche rappresentati avete partecipato come cantine all'interno del padiglione di Vinitali eh, c'è stata una mostra del, di alcune etichette calabresi e ehm, c'è stato appunto uno spazio dedicato a 24, di 24 bottiglie alla volta eh, qui insomma, vediamo il Presidente Olivero a girarsi all'interno del dello spazio dedicato appunto alla Calabria del padiglione di Minitia, poi naturalmente foto di rito con uh, qui vediamo il Presidente Olivero, il, il dirigente del Dipartimento Agricoltura, c'è anche Mauro D'Acri che è un consigliere regionale, tra l'altro si sta occupando molto di agricoltura con Dorina Bianchi che tra l'altro eh, l'onorevole Bianchi è anche un'azienda produttrice. Un produttrice, produttrice, produttrice di vino, quindi Vissuta è un'intenditrice. E non so se voi, voi avete partecipato a questa settimana, ci parteciperete all'interno del, delle settimane di Catalexpo? Ma eh, noi in questa settimana non siamo presenti ma solo per una questione diciamo, di rotazione. Noi siamo entrati nel secondo gruppo quindi saremo presenti nella seconda tornata dove ci, ci sarà... Ci ad agosto un'altra settimana dedicata. Un'altra settimana ad agosto, ci sarà Calici sotto le stelle dove lì saremo presenti con il Movimento Turismo del Vino e ci sarà poi eh, anche eh, nel, mese di nel mese di settembre un'altra presentazione di vini, sempre di Vinitali, all'interno di Expo. Beh, eh, diciamo che il vino non poteva mancare all'Expo, eh, soprattutto perché la Calabria è terra di vino. La Calabria ha sempre dato diciamo, il meglio di se stessa per quanto riguarda le produzioni vitivinicole, pur non essendo. Una regione che produce diciamo, quantità esagerate, tipo la Puglia piuttosto che la Sicilia, però eh, ha sempre espresso vini di grande qualità e vini che si sono contraddistinti sui uh, mercati sia nazionali che internazionali. Quindi eh, ritengo che diciamo, la presenza dei vini sia fondamentale all'interno di Expo e che ci sia comunque tutta quella che è la realtà produttiva calabrese. Quindi, non poteva non essere così. Anzi, dobbiamo ringraziare eh, diciamo, i nostri politici che hanno pensato bene di eh, sponsorizzare delle settimane tematiche che non siano state solo quelle del pane, poco fa si parlava Chiaro. del pane, ma eh, il vino. Creare diciamo... una vetrina ecco, per tutte le nostre produzioni di eccellenza dei metro, certo. uh, De metro stancati. Allora, no, noi siamo, io sono stato presente la settimana passata. Rivado su fine mese perché la mia azienda aderisce a Coldiretti che farà una settimana nel roof del, del Palexpo in cui saranno presenti tutta Terre di Cosenza, onestamente tutto il colo, quindi sarà interessante perché lì sarà anche un momento per poter non solo vedere ma anche degustare i nostri vini, quindi andrò fine luglio e primi di agosto, ahimè. Nei pochi giorni che mi ero dedicato alle vacanze, e che poi Cornerà cominciano le vendette. Quindi farà le vacanze più o meno? A sì, perché più o meno è che noi viticoltori siamo un po' più tranquilli, in cui dobbiamo solo stare fermi e aspettare che maturi. <ride> come, come è stata la settimana? Lei che l'ha vissuta no, proprio sono, di persona? No, non sono salito, no, non sono no, andato non su a Milano. No, non sono che cosa salito. le hanno raccontato di mi questa Mi hanno detto che c'era stata una un po' di proteste perché eravamo assenti precedentemente quindi un po' di gente che era andato a vedere all'Expo le zone dedicate ai vini ma c'erano tutti tranne i vini calabresi queste proteste evidentemente sono state sentite dal, dal comparto dell'agricoltura nostro e hanno riparato con queste settimane insomma le riparazioni vanno bene Importante Perché l'Expo è, è un po' purtroppo siamo partiti in ritardo Io, Metterei un po' l'accento il cambio di, eh, di governance calabrese inevitabilmente ha portato a una... un a non essere pronti come avremmo dovuto per l'Expo, insomma siamo arrivati al fine. Io non credo che fosse non sia, sia soltanto il cambio di governance, perché in fondo di Expo sapevamo da, da, da anni che ci sarebbe stata, insomma ci riusciamo sempre all'ultimo minuto. È una nostra precorativa, eh, questo garibaldinismo che dall'860 non ci abbandona purtroppo <ride> di andare sempre alla fine e cercare di conquistare lo stesso uno spazio. Chiaramente quando ci hanno convocato, c'era pure Valentino come consorsi di tutela, erano tutti consorsi di tutela, era un mese prima dell'inizio dell'Expo sì. dicendoci molto probabilmente faremo questo, non, non si era nemmeno sicuri di quello che si andava a fare, considerando che c'erano regioni che invece già da un anno lo sanno. D'altronde eh, lo ha detto anche il presidente Oliverio ma l'hanno detto anche insomma i dirigenti della, della regione, eh, si è arrivati che veramente non c'era nulla su cui lavorare. E quindi sono cioè... veramente loro, l'ho capito, con l'affanno di quello che dovevano fare. E la possibilità nemmeno di prendere delle decisioni importanti io posso capire che l'aspetto comunicazione e voi siete dei maestri in questo perché il vostro mestiere se tu non comunichi vieni comunicato e spesso ti comunicano male no, gli altri chiaro. non hanno interesse a comunicarti bene e quindi se non hai una forte proposta comunicativa affacciarti all'Expo questa vetrina mondiale qualche punto interrogativo la paura c'è di quello che può accadere insomma ecco Chiaramente l'Expo è soprattutto un momento anche di, eh, di valorizzazione e promozione, anche di far conoscere le nostre produzioni che forse mh, chiaramente voi esportate, però sono dei quantitativi come dicevamo prima non, non amplissimi perché la nostra terra purtroppo non ha una grandissima produzione, poi magari cerchiamo di capire anche perché è così, però sicuramente è un momento per farsi conoscere al grande pubblico, no? la, non so se avete avuto già un po' la percezione della... Um, insomma de, 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 Del fatto che le nostre bottiglie forse riescono più a farsi conoscere, insomma, avete avuto già qualche. No, l'Expo è qualcos'altro. L'Expo è un momento comunicativo in cui non si comunica. È un errore pensare di comunicare il vino senza comunicare il territorio che ci sta intorno. I francesi ce lo insegnano una mica. Si parla di Terroir. Cioè il vino è inserito in un territorio in tante altre cose, dalla cultura alle storie, alla storia alle altre produzioni, alla vita vissuta degli uomini che stanno dietro il vino. E bisogna saperlo raccontare, bisogna incuriosire, non serve solo vendere. Zito potrebbe vendere tranquillamente all'estero, ma è l'azienda Zito che va all'estero come qualcun altro. Però non vendi come Calabria oggi. Uno dei nostri grossi problemi, dei nostri gap all'inverso che non riusciamo a superare è che non traina la parola Calabria, mentre Puglia ha il suo traino. Sicilia, Nero d'Avola, pensi a questa, a quella, a quell'altro, mm -hmm. anche la Basilicata con l'Aglianico, per chiaro, non parlare, parla 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 lascia parla lasciato stare volutamente Piemonte, chiaro, Toscana, sono, insomma, eccetera, fanno, eccetera, fanno che fanno queste politiche, è una vita, noi ci troviamo ad essere Calabria, cosa mi porta alla Calabria? Zero. Il nome Calabria, quello che dobbiamo cercare di fare. Il brand nella... Calabria non, non ma... esiste. Ma secondo lei perché? Perché non si è mai puntato veramente a un problema di, insomma, di politiche insomma, anche de delle istituzioni non abbiamo regionali? Lavorato, non ci ha non lavorato, ci abbiamo mai lavorato. E per il discorso che, facevo... che cosa. Noi quando mai abbiamo fatto una politica seria di comunicazione? Spesso siamo comunicati e cosa comunicano noi? L'andrangheta, quello, quell'altro. Mentre ci sono in realtà imprenditoriali posti bellissimi, non riusciamo a comunicare questa nostra capacità di fare anche noi qualcosa. Zito, lei concorda con questa analisi? Beh sicuramente sì, perché è vero, cioè, veniamo comunicati male e eh, la regione Calabria intesa proprio come eh, sia politica che. Eh, eh, Aziende private, non abbiamo mai comunicato realmente cosa è la Calabria. È tipo la quando Calabria... lei esporta il suo vino, lo, lo manda non so, all'estero in Europa o in altre, in altre parti del mondo. Insomma, eh, quando pa parla che è un vino calabrese insomma che dicono? Beh, spesso una delle domande che mi vengono fatte eh, mi chiedono ma Ciro dov'è? Dice Sì, Italia, ma dove? Quindi molte volte il nome Ciro non viene addirittura legato alla Calabria, perché Ciro ha fatto un percorso suo, un percorso che è durato eh, anni e anni, pertanto non si è mai legato realmente alla Calabria. Quindi eh, è una delle cose che ci siamo portati dietro e che sicuramente non ci ha dato quel valore aggiunto in più che ci consentiva di vendere un marchio. Eh, il vantaggio qual è stato? Cioè, Zito esce, va eh, diciamo, um, oltre confine, ma perché? Ma perché c'è tanto lavoro fatto negli anni, tanta tradizione, lavoro fatto da mio padre, mio nonno, mio bisnonno, quindi comunque è stato diciamo, un susseguirsi di eh, proposte, ma è sempre stato proposto il marchio, quindi che era il marchio Zito o il marchio Ciro, cioè il marchio Calabria che realmente non è stato mai eh, valorizzato e pubblicizzato nella giusta maniera. Pertanto io devo dire, anche quando facciamo la fiera a Verona, il Vinitaly, io devo dire, ahimè, il nostro, noi come azienda ci siamo staccati dallo stand Calabria, ma perché? Perché ogni anno mh, ci, mh, ci comunicavano dieci giorni prima che saremmo andati al Vinitaly. Bene, mm. una fiera non si prepara in dieci giorni, noi la prepariamo un anno prima, cioè noi il Vinitaly 2000... Eh, 16, ci stiamo già lavorando c'è finito il vinitere. 2015 abbiamo cominciato a lavorare sul 2016 quindi contatti eh, invi inviti, inviti. E fatto tutta una serie di, vengono fatte tutta una serie di cose che non si possono fare in 10 giorni, 15 giorni quindi eh, quello che noi abbiamo sempre chiesto alle istituzioni calabresi una fiera non, non si può preparare in 10 giorni quindi noi dovremmo co essere coinvolti almeno 4-5 mesi prima ma che è il termine minimo Quindi per Quindi perché dei tempi della politica i tempi insomma, della burocrazia, dell'amministrazione, regionale o comunque provinciale, eccetera, non sono i tempi delle aziende, i tempi no, Non sono i no. tempi del, dell'impresa. Dell Oggi l'impresa, se non sei velocissimo, non dai risposte e non hai risposte, hai dei grossi problemi, quello che diceva Valentino è verissimo. Quest'anno siamo stati col punto interrogativo fino a 15 giorni prima, io che vado invece nel, 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 nello Stand, nello stand Calabria. Calabrese. Calabria, fino a 15 giorni prima, ciò significa che io i miei contatti, i miei importatori, li cioè, ho dovuti avvertire all'ultimo minuto che mi trovavo in quel posto, eccetera, eccetera. Questo non è possibile. E ogni anno si ripete, ma spesso sono dei problemi burocratici. Perché manca una firma? Perché non è stato previsto di mettere in bilancio dei soldi? Perché purtroppo è la programmazione. Torniamo al garibaldinismo di prima. Manca la programmazione. Allora, voglio farvi vedere una grafica. Andiamo, chiedo al mio regista Antonio, um, Antonio di vedere la, la prima grafica che abbiamo preparato sulla, sulla produzione dei vini. In Calabria, eccoci qua. Allora, il vino calabrese, nonostante insomma, le grandi difficoltà insomma, che voi anche ci, ci illustravate, eh, c'è un grande dinamismo in Calabria, lo dicono gli ultimi, i dati ISTAT: la Calabria è al sedicesimo posto per produzione. In Italia um, Crotone ospita la maggiore coltivazione di vino di qualità con 2.300 ettari su 3.200 regionali. È diminuita in realtà la produzione rispetto agli altri anni perché si è, si è lavorato di più sulla qualità che sulla quantità probabilmente. E, um, però torniamo al discorso di prima ecco, eh, si lavora di più sulla qualità quindi questo vuol dire comunque meno bottiglie e probabilmente meno presenza su, sul mercato rispetto ad altre realtà italiane e poi perché ehm, la nostra produzione cioè le, 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 il terreno coltivato è ancora così poco Zito. ma eh, sicuramente la Calabria non è come la Puglia la Puglia ha una superficie decisamente superiore su cui operare su cui impiantare vigneti Calabria non dimentichiamo che è fatta da eh, una costa che può dare diciamo, una buona produzione di vino, però poi abbiamo la sila dove non è possibile coltivare la vite, quindi comunque c'è una, un una questione morfologica e geografica, pertanto non abbiamo una superficie tale da poter fare grandissime produzioni. però abbiamo un microclima e delle condizioni che sicuramente ci consentono di fare vini di altissima qualità, quindi non è su quello che dobbiamo lavorare, non dobbiamo lavorare sulla quantità, la quantità non ce l'abbiamo, c'è la quantità per fare eh, diciamo, i venditori dello sfuso come potrebbe essere la Puglia o la Sicilia. Noi abbiamo delle piccole realtà molto diverse l'una dall'altra, quindi abbiamo eh, vini che vengono prodotti sullo ionio, sul Tirreno piuttosto che a Reggio, Però, vini che eh, hanno delle loro particolarità e delle grandissime potenzialità, quindi è noi su quello che dobbiamo lavorare, noi abbiamo oggi un mercato che sicuramente ci chiede prodotto valido, cioè il prodotto dal, di largo consumo, il classico tavernello, eh, non, non c'è più questa richiesta, c'è cioè chi beve vino oggi preferisce bere di meno ma bere meglio, pertanto noi quella fascia di clientela, quel, dobbiamo individuare quel consumatore. Quindi pertanto io dico che non è un problema di quantità, è solo un problema che dobbiamo riuscire a fare rete, quindi noi dobbiamo comunque dialogare tutti insieme perché la Calabria è una, e riuscire a promuovere i nostri prodotti facendo capire al consumatore che la Calabria può offrire una vastissima gamma di varietà di prodotto diverse per area geografica di produzione. Quindi questo, secondo, secondo me, è il punto vincente. E se riusciamo a comunicare questo al consumatore oggi, sicuramente il vino che si produce in Calabria eh, non basta forse nemmeno consumo al consumo locale, cioè ai calabresi stessi. a questo punto di vista, fare squadra, probabilmente i consorzi di tutela possono avere anche questo compito. Hanno Beh, anche questo... Devono avere questo compito, devono avere. Eh, rispetto ai numeri che vedevamo prima, su 11.000. Per spiegare com'è la viticoltura calabrese. Sì, eh, mi rimettete la grafica per favore, così è meglio. Sono 11.000 ettari, 7.000 sono in provincia di Cosenza. dati... Quelli di qualità, cioè quelli impegnati in, DO, in DOC, o adesso si chiamano DOP, saranno intorno ai 1.000, adesso arriveremo a 1.500, 1.600, man mano che la DOP va avanti. I 7.000 ettari significa che c'è un, un una larga produzione per autoconsumo perché un po' è la storia della viticoltura calabrese che è l'unica cosa che un po' mi, non mi dissento da Valentino Noi, è un territorio vocato perché è un territorio collinare anche il nostro dove si fa, possono fare grandissimi vini dove però tradizionalmente scuso che nella zona di Ciro non c'è stato uno start up giusto magari c'è stato in alcune zone per alcune coltivazioni agricole come può essere non so, il pesco nella zona Piana di Sibari, e quindi sì. abbiamo le migliaia di ettari lì. Non ci sono state, almeno nella provincia di Cosenza, aziende, solo nella zona di Ciro ci sono state ecco, aziende di tradizione che poi hanno fatto da esempio per tante altre aziende che sono uscite dopo, ma che hanno cominciato a fare. La Calabria oggi produce dei vini interessantissimi, secondo me molto interessanti e con una buona qualità, lo dicono anche i premi che vinciamo un po' i noi vini calabresi, i nostri vini sì, calabresi ovunque sì, si difendono ovunque. molto bene. Si difendono benissimo delle... considerando anche il numero di aziende che siamo rispetto eh, siamo, quando saremo in Calabria, forse 200 300 aziende, 400, ad, cioè? ad, essere ad essere generoso rispetto alle migliaia di aziende che hanno, quindi nonostante questi numeri ridotti riusciamo ad ottenere degli ottimi risultati ovunque. Abbiamo una, un grande patrimonio genetico da un punto di vista viticolo, c'è una biodiversità incredibile, i greci hanno cominciato qui a fare il vino, gli enotri c'erano, quindi è un territorio in cui la, la vite viene coltivata da migliaia di anni e ha dato, e ha dato vita la vite a tante biodiversità che ci consentono di avere, mi pare, 174-175 vitigni autotoni Siamo la regione d'Europa con più vitigni autoctoni, quindi con questa grossa biodiversità, quindi grandissima potenzialità, anche qui bisogna dire sciallerataggine da parte di chi ha programmato negli anni passati, la, la ha fatto la programmazione agricola in cui si, è dato, si davano grossi fondi per fare gli agrumi che ormai sono deficitari sul mercato e si davano i soldi per estirpare i vigneti. Laddove la Toscana investiva nell'ambiente, investiva in quello che era e poteva essere una cornice importante per tutto il territorio, noi invece cercavamo di di buttarla via in maniera incredibile. questo è mm. purtroppo noi abbiamo questo retaggio incredibile. Abbiamo questo retaggio che è un po' il discorso dell'industrializzazione che poi è fallita miseramente in cui dovevamo fare le grandi industrie e un po' tutta la politica e la visione anche agricola è stata sbagliata. Ma perché se, cioè, voi rappresentate chiaramente due consorsi molto importanti, quello di Ciro e quello di Terre di Cloria. Sicuramente che, insomma siete quelli che insomma, avete il posto della situazione, siete anche da un punto di vista tecnico abbastanza dentro la questione, ma perché non si riesce allora a creare veramente uh, un'unione un tra le, tutte le, va, le varie cantine? Non si è riuscito ancora a farlo. Comunque ci stiamo lavorando perché le altre cosenza è nata adesso, sono 7, 8, 10 anni che cammina e è diventata girò. Adesso ha cominciato a consorziarsi bene, ad essere secondo me è il nostro, abbiamo ottimi rapporti. Voglio dire, noi produttori di vino, nuove generazioni, metto anch'io che nonostante i miei 50 e passa anni sono, un, sono fra i giovani produttori come azienda, abbiamo però un ottimo rapporto fra di noi. Voglio dire, quindi, questo ci consente di un, avere un linguaggio univoco è finito. Il tempo in cui si pensava al proprio orticello. Oggi Chiaro, bisogna, bisogna pensare nelle diversità che è giustissimo che ci siano di territorio, di vitigni, eccetera. però bisogna pensare in, in grande, fra virgolette, quindi alla calabrese. Pensare in come una squadra, insomma. Esatto, sì, allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, subito dopo la pubblicità, restate con noi.